chiamo Tandia Suleiman, vengo dal Mali, ho 19 anni. Questa famiglia ha cambiato un sacco di cose nella mia vita. Per quello che mi riguarda sono diventata mamma una seconda volta. Questa storia nasce ormai un anno e mezzo fa circa, quando io ero maestra volontaria di italiano ai migranti presso la Casa delle Culture di Arezzo. E in quell'occasione, appunto, in una classe ho incontrato Suleiman Tandia e da lì è iniziato tutto. È nata innanzitutto una bellissima amicizia, un'amicizia che si è poi allargata poco a poco al mio nucleo familiare. Ad un certo punto si è rivelato il momento di aiutare questo ragazzo, perché appunto si era concluso il suo progetto di accoglienza all'interno appunto dell'associazione che lo aveva ospitato al suo arrivo in Italia. Allora, e questo è il nostro orto che ho coltivato con Noel. Abbiamo coltivato carote, insalate, zucchine e cipolle. Inizialmente pensavamo a un'ospitalità temporanea, poi alla fine si sono creati dei legami così intensi, in particolare fra i ragazzi, fra Noel e Suleiman, un rapporto che è estremamente dolce, fraterno. Noel è mio fratello, ma non dico mio fratello, ma dico bacini. Chiedo sempre, no, dai bacini a mio babbo, dai bacini a mia mamma, è una piccolissima frase che mi viene sempre così di spontanea volontà. E quindi no, lui a forza di sentirmelo dire ha incominciato a chiamarmi così e quindi è diventato in davvero l'arco di pochissimo tempo il mio soprannome. Sempre chiacchierare, raccontare, guardiamo un film insieme. È trovato molto bene, è il mio sogno, non voglio lasciare fino alla morire. È una delle persone più generose che ci siano, si fa in quattro per aiutarti in qualcosa o per darti qualcosa, superando qualsiasi barriera personale. Abbiamo lasciato correre le cose, indubbiamente sempre con una consapevolezza di una certa maturità nel dover affrontare quelle che erano delle priorità, la scolarizzazione di Suleiman, il suo lavoro, perché appunto lui attualmente ha un'esperienza di tirocinio in corso, quindi sempre con una certa maturità e consapevolezza. Però ecco, per quanto riguarda l'aspetto quello più relazionale della nostra relazione in casa, tutto è stato affidato molto alla spontaneità è venuto tutto da sé e per ora sta funzionando molto bene. Vorrei anche fare tutte le scuole, sue medie, superiore, tutto, vorrei farlo tutti quanti. Non voglio smettere di studiare italiano. Anche i miei insegnanti, tutti sono bravissimi, tutti quanti. Ma ancora mamma Nicola più brava di tutti. È solo comunque aprendo le porte che possono entrare delle cose, più o meno belle, ma comunque entrano cose, entrano esperienze, entrano sensazioni e alla fine questo è ciò che conta, insomma.